La partita è stata fatta, secondo me. Quella con la Reggiana, magari siamo stati un po' sottotono rispetto alle precedenti, però magari il pareggio poteva andarci bene, solo questo penso. Dopo aver fatto un paio di risultati utili consecutivi, due vittorie, giustamente avevamo queste due partite in casa e volevamo sfruttarle meglio. Purtroppo non ci siamo riuscite, per un verso o per un altro non ci siamo riuscite, quindi ormai è già passato. Dobbiamo pensare a domenica prossima già e dobbiamo andare avanti, come diceva Mirko, mettere sempre con il lavoro e cercare di giustamente di vincere, perché dobbiamo pensare a noi e dobbiamo fare il risultato. Ora lo dobbiamo fare anche fuori casa, ma lo sapevamo già, quindi purtroppo il nostro dispiacere è quello di aver preso poco in queste due partite qui in casa. Noi dobbiamo fare il nostro cammino, dobbiamo fare i punti noi prima di tutto e poi guardare il resto dopo. Però, ripeto, dobbiamo cercare di lavorare come stiamo facendo, perché anche oggi secondo me la partita l'abbiamo fatta, abbiamo creato qualche occasione. Purtroppo ci è mancato il guizzo finale per far gol. Abbiamo subito poco, quindi il peccato è solo quello. Siamo ancora morti, quindi ci siamo. Siamo vivi e dobbiamo mettercela tutta per cercare ancora di poterci tirare fuori da questa situazione. Mancano 3 partite. La nostra mentalità è quella di vincere tutte e tre, giustamente per uscire fuori. Come stiamo facendo ultimamente, ripeto. Poi il calcio si sa com'è, si può vincere e si può perdere, però la mentalità deve essere questa che stiamo mettendo queste partite. Per noi sono tutte finali e dobbiamo prenderle così, come hai detto te, come andare a affrontare il Venezia. Andiamo lì con la testa giusta e cercare di portare il risultato a casa. Mi è spiaciuto per non aver sfruttato queste due partite casalinghe. Perché come eravamo arrivati in queste due partite, eravamo arrivati bene, quindi magari fare punti in casa potevamo già stare in una situazione migliore, come si erano messe poi le partite domenica scorsa. Però, ripeto, siamo ancora vivi, mancano 3 partite, tutto può succedere ancora, quindi noi non dobbiamo mollare niente, continuare a lavorare, crederci e lottare fino alla fine.